pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, eccoci di nuovo insieme in questo inizio di 2022, un anno nuovo e un mese nel quale si parla per diversi giorni di un evento storico, non solo il 27 gennaio dunque, giorno della memoria, ma anche prima e dopo, e in qualche modo anche noi lo facciamo sempre comunque attraverso la musica. Lo facciamo infatti con un brano che racconta di Auschwitz, perché questo è il titolo, per così dire, corto della canzone di Francesco Guccini e dei Nomadi, cioè Canzone del Bambino nel vento. È una celebre canzone per la quale non ci sarebbe neppure bisogno di alcuna presentazione. Fu scritta da Francesco Guccini nel 1964 e per una bizzarra incredibile coincidenza, proprio il primo treno di deportati giunse ad Auschwitz esattamente il 14 giugno del 1940, cioè il giorno stesso della nascita del cantautore. Inclusa originariamente nell'album Folk Beat numero 1 del 1967, ma precedentemente incisa dall'Equipe 84 nel 1966, in quello che probabilmente è il testo originale, ancora oggi è pieno di significati e valori attuali. È anche un brano che riesce ad unire, musicalmente parlando, il rock e il folk a testi a sfondo antimilitarista e ovviamente pacifista, che all'epoca della prima incisione erano molto diffusi in America, ma dei quali arrivò l'eco anche in Italia. La canzone di Guccini, sebbene relegata inizialmente a facciata secondaria del disco, lasciò un segno profondo e iniziò a crescere nella memoria collettiva fino a diventare l'emblema di un modo di fare canzoni. Guccini, lo ricordiamo, scrisse il pezzo sull'onda dell'entusiasmo seguito all'ascolto dell'album The Freewheeling di Bob Dylan, quello insomma che conteneva anche Blowing the Wind e al quale Auschwitz, la canzone Auschwitz, deve sicuramente qualcosa, cosa se non altro per l'immagine del vento che riporta e che lanciò appunto la leggenda di quello che è sempre stato considerato il menestrello della rivoluzione pacifista, cioè appunto Bob Dylan. Era dunque il 1964 e Guccini a quel tempo non era neanche iscritto alla SIAE, ma frequentava il giro di musicisti della sua Emilia-Romagna tra Bologna e Modena e in questo giro alla fine il pezzo riuscì ad arrivare all'orecchio anche delle 84. A firmarlo, proprio non essendo iscritto alla SIAE, non fu però l'autore originale inizialmente, bensì proprio Maurizio Vandelli e Lunero, cioè lo pseudonimo di Hiller Pattacini. Poco dopo, però, il cantante, come dire, si riappropriò interamente del pezzo, dichiarando di essere l'unico autore della canzone, e lo fece in occasione di un programma televisivo del 1967 condotto da Caterina Caselli e da Giorgio Gaber, e soprattutto pubblicando poi la canzone a nome suo nel primo album, quello citato Folk Beat numero 1, sulla cui copertina campeggiava e lo fa tuttora una foto di Guccini in posa da intellettuale con la chitarra in mano, ancora, diciamo così, in plume, privo della sua inconfondibile barba. Noi oggi la riproponiamo, ricordando che tra l'altro nel 2016, Guccini stesso effettuò un viaggio con alcuni studenti proprio ad Auschwitz.